Complimenti a Vladimir Putin per la sua quarta elezione a presidente della Federazione Russa. La volontà del popolo in queste elezioni russe appare inequivocabile. Non è Matteo Salvini di qualche giorno fa, è Giorgia Meloni del 18 marzo 2018. Dico questo perché la presidente Meloni ha appena scandito in quest'Aula di non avere mai cambiato faccia rispetto al proprio giudizio sulla Russia di Putin. Presidente Meloni, lei ha cambiato faccia in maniera netta e noi la ringraziamo di questo. E credo che questo faccia anche parte della forza trasformatrice delle istituzioni e delle assunzioni di responsabilità nelle istituzioni. Ma mentre lei scandiva queste parole, abbiamo tutti notato l'immobilità tra i banchi della Lega, perché il problema è il problema che nel nostro paese c'è con la propaganda filorussa e filoputiniana ed è un problema che abbiamo in gruppi e in partiti che siedono alla mia sinistra come alla mia destra. Ed è un problema rispetto alle elezioni che si tengono e alle infiltrazioni che condizionano l'opinione pubblica. Ed è un problema nel fatto che la Lega non ha ancora rescisso il suo accordo con il partito di Putin Russia Unita. Questo è un problema sul quale non si può sorvolare. Ma veniamo ad altri punti sui quali non ci convince la risoluzione del governo e non potremo votarla. Lei, Presidente Meloni, ha ribadito il sostegno del nostro Paese al processo di allargamento, in particolare ai Balcani occidentali. Bene, qui però necessita di un chiarimento rispetto alla posizione sua e del governo sul tema della riforma dei trattati. Io ancora non ho capito qual è la sua posizione. Nel primo intervento in quest'Aula, all'inizio di questa legislatura, da parte della Presidente Meloni, abbiamo sentito delineare un'idea di Europa confederale, intergovernativa. Qual è l'idea della Presidente Meloni e del suo governo, se c'è un'idea univoca su questo, rispetto alla riforma dei trattati, rispetto a come l'Unione Europea dovrebbe trasformarsi di fronte ai problemi inevitabili di gestione che l'allargamento di un'Europa che non sarà più a 27 ma a 36 e poi magari a 39 porrà? Noi non l'abbiamo capito, i banchi del governo sono vuoti e credo che non solo per questo non avremo una risposta esaustiva. Noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa, noi siamo per imboccare una via nettamente federale di trasformazione dell'Unione Europea, ora o mai più. L'altro tema cruciale di questo Consiglio Europeo, sul quale i risultati che il governo annuncia e propaganda ci lasciano completamente insoddisfatti. La questione del patto sull'immigrazione e sull'asilo. Purtroppo, una brutta espressione che questo governo ha usato più volte, cioè trasformare il nostro paese nel campo profughi d'Europa, sarà più vicina alla realtà proprio per effetto del patto sull'immigrazione e sull'asilo, perché il governo dovrebbe spiegarci con le nuove norme come potremo immaginare che paesi come l'Ungheria o la Svezia, in caso di afflussi massicci, ci aiuteranno con i ricollocamenti? Quando in sostituzione potranno pagare un obolo affinché quelle persone rimangano in Italia? Presidente Meloni ci ha annunciato un successo, a noi sembra un fallimento totale su tutta la linea, perché gli Stati europei nel Consiglio europeo hanno deciso di andare in direzione opposta a quello che in due legislature il Parlamento europeo aveva votato, votando la riforma del regolamento di Dublino. Infine, concludo, Presidente, sul caso Regeni. Lo dico avendo fatto parte nella scorsa legislatura della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Regeni, che ha fatto un ottimo lavoro anche grazie alla collaborazione con la Procura di Roma. Ma
come può il governo venire a dirci che non si stancherà mai di porre la questione in tutte le occasioni? Ci mancherebbe altro. Il problema non è continuare a porre la questione. Il problema è: avete posto insieme alla Presidente della Commissione europea il caso Regeni e quindi la necessità che il processo che si svolge a Roma non avvenga in contumacia all'interno del pacchetto degli accordi con l'Egitto, sì o no? E la risposta è no, e quindi continuate nell'errore che è stato fatto in tutti questi anni, non trasformare il caso Regeni Concluda. In caso europeo e quindi poter avere dei risultati con il supporto dei partner europei. Grazie. Grazie. Che so intervenire l'onorevole